amici di Fano TV, bentrovati. Nello speciale di questa sera parleremo di musica. Sarà un viaggio davvero interessante perché affronteremo insieme un triplice percorso. Partiremo dalle note per poi approdare nel meraviglioso mondo del cinema attraverso un viaggio speciale nella nostra bella città di Fano. Lo faremo raccontando la storia di una giovane artista, un giovane talento, una passione, quella della musica, iniziata alla tenera età di 8 anni, e in questo percorso la protagonista è stata seguita dalla sua mamma, prima in qualità di genitore e poi in qualità di manager. La nostra protagonista è qui questa sera per lasciarsi andare, tanto per giocare un po' con le parole, perché lasciarsi andare è il titolo del suo primo singolo, il suo primo inedito, ed ho il piacere di dare il benvenuto ad Asia Antonietti. Ciao Asia. Ciao. E alla sua mamma, naturalmente, Settimia Ritorto, benvenuta. Salve, buonasera. Allora Asia, tu inizi a cantare a 8 anni, ma ti chiedo qual è stata o quali sono state le prime canzoni, a chi ti sei ispirata? Allora, io ho iniziato a cantare sì all'età di 8 anni, giocando con la serie TV di Violetta. Poi però ho anche iniziato a frequentare una scuola di canto chiamata Diamond Voice, che si trova a Fano. E poi, andando avanti, ho cambiato scuola per fare anche nuove esperienze e mi sono trasferita alla PM School di Pesaro. Da qui poi ti sposti a Napoli, perché il tuo percorso di preparazione artistica ti porta proprio in questa bella città a frequentare un'accademia, dove incontri il tuo coach, il maestro Luigi Pignalosa, tra l'altro musicista e anche arrangiatore di artisti di fama nazionale, insomma, come Mina, Ivana Spagna, ma anche gli Audio 2, che sicuramente il pubblico ricorderà negli anni 90 cantavano con la voce similare a Lucio Battisti. Quindi hai avuto un incontro davvero importante che ti ha formata. Sì, è stato un incontro abbastanza ricco, bello, potente. Ci siamo trovati subito bene, abbiamo lavorato sempre in sintonia e ci capivamo subito. Quando io dicevo un'idea, lui la sapeva cogliere, stessa cosa con lui. Quindi è stato un lavoro a quattro mani, quello della stesura del testo di Lasciarsi andare. Già. Sì, che emozione. Adesso ce lo racconti, però prima di arrivare a parlare del testo del tuo brano, io vorrei parlare con Settimia. Insomma, io immagino che l'emozione sia tanta, sia come mamma per seguire un percorso, insomma, importante, poi comunque come manager, dove diciamo che i due ruoli si intersecano e a volte si confondono. Perché siamo arrivati a Napoli? Come siamo partiti? Ce lo vuoi raccontare? A Napoli siamo arrivati tramite l'insegnante della scuola di canto di Fano, l'insegnante Lucia, che ha presentato questa opportunità e io e Asa abbiamo colto. Io l'ho colto per due motivi. Uno, perché in questa accademia ho visto un mezzo con il quale Asa poteva diventare più sicura, poter affrontare le sfide che ogni giorno la vita gli presenta davanti, poter parlare in pubblico, perché in questa accademia praticamente c'era una commissione, c'era il pubblico, e quindi Asia si presentava su un palco davanti a questa commissione e a tante persone che la guardavano. Quindi si presentava per esibirsi, e la prima volta era tutta tremante, la seconda piangeva, la terza mamma non ce la faccio, e poi via via diventava sempre più sicura. E a 14 anni vedere una figlia che è sicura di se stessa e che non scappa quando si presenta un problema, a me da mamma riempie di gioia e orgoglio soprattutto. Quindi ecco, è stato un percorso positivissimo. Sotto il profilo artistico era un percorso da fare, anzi Asia deve studiare, è solo all'inizio, deve ancora perfezionarsi e la strada è lunga, ecco. Abbiamo solo raggiunto un piccolo obiettivo, è una partenza, non è un arrivo. Beh, una bella partenza direi, in cui ci mettiamo dentro una crescita personale, ovviamente, perché 14 anni non sono pochi, ma non sono neanche tanti, inizia qui proprio il bello della vita, e il bello della vita è anche emozionarsi, perché comunque la musica è emozione, scrivere un testo e musicarlo e poi interpretarlo è un'altra grande emozione. Questo lavoro, Asia, è stato fatto, dicevamo, a quattro mani con il maestro Pignalosa, e racconta la storia di un amore finito.
finito. Esatto, è stato fatto a quattro mani, la musica è stata fatta completamente dal maestro Luigi Pignalosa, il testo l'abbiamo lavorato insieme e interpretare questa canzone è stata una bella cosa, diciamo, perché non si ferma solo sul testo della canzone, sulle parole, su quello che dice, ma dietro questa canzone c'è molto altro. Io quando la canto non mi baso su quello che dice la canzone, mi baso anche su tutti i viaggi che ho fatto per andare giù, i sacrifici. Diciamo che possiamo dire che è un primo bimbo, qualcosa, cioè, di tuo, non so come dire. La tua prima creatura, la tua prima creazione proprio, esatto. Dove dentro racchiudi tutte le emozioni del percorso fatto. Una cosa molto bella che io ho notato vedendo il videoclip del tuo primo singolo è la gioia in realtà con cui tu canti la fine di questo amore, e questo secondo me è ancora più bello, ancora più d'impatto, perché tu canti veramente con la gioia nel cuore. Certo, perché io la capisco che siamo troppo diversi e io grazie a questa cosa trovo me stessa, trovo la musica, trovo quello che io amo fare, quindi sono contenta anche se tutte le altre cose sono finite, però sono davvero contenta. Bisogna lasciarsi andare un po' le cose, no, alle spalle per abbracciare nuovi progetti. E a proposito di nuovi incontri importanti, a Napoli non incontri soltanto il maestro Pignalosa, ma trovi una regista importante perché ha lavorato sia per la Rai sia per Mediaset con attori del calibro di Massimo Ceccherini, per citarne uno su tutti, con altri registi come Paolo Taviani, e trovi proprio Clelia Parisi. Buonasera, buonasera. Ciao Clelia. Tutti. Allora, la regista del videoclip, tra l'altro, di Asia. Con te il discorso si fa particolarmente interessante perché non solo, insomma, sei la regista del videoclip della sua canzone, ma perché ci porti a riscoprire le bellezze della nostra Fano. Quindi anche questo fa parte di un progetto importante di cui tra l'altro abbiamo parlato giorni fa, abbiamo seguito con le nostre telecamere, grazie naturalmente all'assessorato al turismo, il progetto importante per la rivalorizzazione della nostra città. Come ti è nata questa ispirazione? Perché c'è un perché. Assolutamente sì, credo che venendo dal mondo del cinema, un po' chi viene da questo mondo ha questa necessità di raccontare qualcosa, quindi non si sofferma solamente a delle immagini, no? Che diciamo possiamo vedere che siano belle o meno belle, che possano piacere o no, però proprio la necessità di raccontare qualcosa. Allora cercavo di entrare, già c'ero in sintonia con Asia, per comprendere quello che lei volesse raccontare. E poi tutto questo si tramuta in immagini quando si parla di un videoclip. Allora, vedendo Fano, l'ispirazione che mi portava comunque a inserire questo videoclip nella città di Fano era il fatto che Fano avesse una dimensione sì moderna, ma anche all'interno della città mi porta a un senso di medievale, no? Questo mattone. E allora quando vado in centro e vedo la fontana mi ispira per tre motivi. Da un lato è sicuramente questo senso, no, di antico e di nostalgico che io leggo sempre negli occhi di Asia. E da un lato è la dea della fortuna, che comunque per me era anche un invito per Asia, era un invito a dire ok, facciamo che questa fortuna venga dalla tua parte, no? Come se tu cantassi a lei. E poi un terzo elemento era che la fontana mi riportava all'amato Fellini, no? Al neorealismo, Anita Ekberg, no? E io rivedevo questa scena, ovviamente in chiave moderna, non entrerà Marcello nella fontana, ma vediamo Asia. Questo, diciamo, è il secondo passaggio del videoclip. In un primo passaggio vediamo l'elemento fiabesco, entriamo dal bosco, no? Dove lei si sveglia da questo sogno. Il secondo passaggio è proprio la fontana, il momento in cui lei dice ok, basta con quello che ho avuto, trovo me stessa in questo foglio che mi ricorda la musica, vediamo le note, no? E si tuffa dentro questa nuova vita che è se stessa fondamentalmente. Il terzo passaggio è il mare. Il mare perché lei entra, a un certo punto entra dentro la vita, ci entra con tutta se stessa.
E quindi a quel momento, in quel momento, quando lei ritrova la sua dimensione, Luca, lo voglio nominare perché è stato bravissimo, lo chiamiamo proprio Luca, l'attore maschile del videoclip, finalmente la ricerca, ma a quel punto Asia ha trovato la sua dimensione, è nel mare della vita, non ha più bisogno di quello che aveva prima. È come se avesse trovato quello che cercava fondamentalmente attraverso questa perdita. Quindi sì, Fano mi ha ispirato per questi motivi, modernità, ma anche senso di nostalgia, questo senso del passato. E così sei riuscita con questo mix a raccontare un po' la vita, se vogliamo. Sì, sì, assolutamente. Che poi, sì, spero che sia un po' un messaggio. Io dico sempre, tu sei partita dal personale per arrivare all'universale. Esatto. Perché fondamentalmente il concetto della perdita di un affetto è universale. Certamente. Così come è universale il concetto del ritrovare se stessi nella vita. La vita è sempre un percorso dentro se stessi. Poi bello anche il gancio della fontana, proprio quest'anno, appunto nel centenario, ecco, di Fellini, quindi abbiamo anche questo altro aneddoto. Asia, io voglio scendere nei particolari con te, che mi hai raccontato prima a telecamere spente. Vorrei che raccontassi al nostro pubblico, al tuo pubblico, com'è stata questa esperienza di immergersi nella fontana. Beh, io direi un'esperienza unica. Unica nel suo genere, mi sono sentita davvero fortunata, è stato a livello emotivo una cosa veramente difficile, credo sia stata la scena più difficile che io ho fatto nel videoclip, perché eri completamente al centro dell'attenzione tu in quel momento e quindi io sono anche un po' timida sotto sotto e mi sentivo imbarazzata. E quindi con Clelia l'ho abbracciato e gli ho detto: ti prego, basta, andiamo via, perché davanti a me avevo 100 persone tutte là davanti che guardavano. E io intanto che andavo sotto l'acqua, uscivo dall'acqua, ero tutta bagnata, tirava il vento, quindi insomma è stata abbastanza tosta, però lo rifarei 100 volte. Tra l'altro con Clelia so che c'è in serbo anche un progetto cinematografico, se possiamo accennare senza svelare troppo. Sì, assolutamente nessun problema. È un progetto a cui lavoro da 2 anni in maniera più ferrata, diciamo, anche se già da un po'. È un progetto che parla fondamentalmente di vita, quindi di riscoperta di se stessi attraverso il dolore. Quindi diciamo che c'è un parallelismo anche col videoclip, no? Cioè da un dolore ritrovare la gioia. E quando ho conosciuto Asia, eravamo questa lezione, io ero sua coach di interpretazione, ancora tuttora insomma ci confrontiamo, e quando l'ho vista davanti a me ho guardato questi occhi, questo modo di raccontare attraverso la musica, me ne sono innamorata. E subito ho chiesto nome e cognome di questa ragazza, e mi è piaciuto lavorare con lei perché dalla prima alla seconda alla terza interpretazione c'era veramente un cambiamento di espressività e quindi dicevo: wow, cioè, che bello, cioè, io dico sempre pasta modellabile, questi sono i migliori attori, i migliori cantanti, i migliori interpreti, quando si sanno mettere e fidare, no, delle mani di chi ti guida e tu li puoi portare, li puoi condurre plasmare. Dove vuoi, però ci vuole fiducia, perché la parola plasmare può essere sempre con un doppio, però positiva. Assolutamente un'accezione positiva. Quello che mi interessa poi fondamentalmente è portare alla luce i ragazzi, no? Quello che tu hai dentro, riuscire a portarlo fuori. E quindi quando l'ho visto, ho visto questo, ho inserito un personaggio nel film che non c'era, che era proprio lei, e la volevo raccontare così com'è lei. Perché lei ha questo aspetto che da un lato sicuramente può sembrare la VIP, eccetera, ma fondamentalmente è quell'artista che ha il cuore e la testa tra le nuvole, ma in un senso buono, cioè si perde, no? Ma gli artisti sono questo, sì, è questo, ma mi riconosco anche in questo, su certi aspetti. E quindi quando l'ho vista ho detto: io devo inserire un personaggio che racconti proprio quello che è lei. Era perfetta e quindi la vedo come la coprotagonista, l'amica della protagonista, che tra l'altro lei a un certo punto mi legge un testo, mi dice: guarda, voglio leggerti questo testo, è una poesia.
Io l'ascolto ed era esattamente la tematica del mio film e dico, se la facciamo in musica, però ti fai guidare da me per quanto riguarda l'aspetto musicale perché mi serviva quello, ne facciamo la colonna sonora del film. E questo è successo. Ma che bello, che bello. Quindi un progetto musicale, un progetto cinematografico, tanta carne al fuoco a soli 14 anni. Come vivono di riflesso le tue amiche, no? Questa ondata di successo che comunque sta arrivando, in primis perché c'è stato il lancio del tuo inedito anche su varie piattaforme importanti. Sì. Le amiche sono presenti, sì, sono presenti, ovviamente c'è chi sostiene e chi non sostiene, però fortunatamente ho persone che mi appoggiano, amiche non invidiose perché alla nostra età c'è anche questo purtroppo, e però sì, sono presenti, mi vogliono bene, ci sono e quando ho bisogno di loro, che sto magari anche giù emotivamente, loro sono presenti. Bene. Clelia, un suggerimento ad Asia per il futuro? Ma guarda, è il suggerimento che le ho sempre dato, ma proprio in generale ai ragazzi voglio darlo questo suggerimento, che è quello di non avere paura di scoprirsi. Ma questo lo dico anche a me stessa, non perché io sia chissà chi, lo dico, io dico cresco con voi quando sto in relazione con voi. Non avere paura di scoprirsi, perché fondamentalmente credo che siamo veramente unici. Se noi usciamo fuori quell'unicità possiamo brillare. Non è il bisogno della fama, è proprio il bisogno di essere se stessi, che nel mondo ce n'è bisogno, perché la tua diversità va a completare la mia. Quindi sì, non avere paura di te stessa. Abbiamo citato Luca, com'è stato lavorare con Luca? Ti sei sentita più a tuo agio nel registrare magari quella parte del videoclip piuttosto che in piazza dove c'erano tante persone? Sei riuscita a collaborare, ad interagire con l'altro attore? Immagino di sì. Sì, con Luca è stato un lavoro veramente di squadra. Lui non ha mai recitato, non è mai stato su questo campo e per essere stata la prima volta è stato veramente bravo. Ha ascoltato la regista e ha sentito che quando io stavo... che mi sentivo un attimo che stavo cadendo, lui ha saputo rialzarmi, è stato veramente bravo, lo devo ringraziare, quindi grazie Luca. E niente, io li voglio davvero davvero tanto bene, per me è importantissimo. Asia, so che c'è un'altra persona importante per te che ti ha seguito proprio all'inizio di questo percorso e si chiama Viviana. Sì, esatto, grazie alla Vivi io oggi canto. Oggi ho fatto queste cose, volevo ringraziarla perché lei è un angelo, davvero non si può spiegare il bene che ci vuole. E volevo ringraziare anche mia mamma perché senza di lei io adesso in primis non sarei qui. E poi se lei non ci fosse stata in questo periodo della mia vita e mi avesse sostenuto, niente di tutto questo c'era. Quindi grazie mamma. Ho bisogno del tuo amore, già lo so che è un errore, comincia così la tua canzone, tra poco vedremo il videoclip, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Io vi ringrazio, grazie Clelia Parisi. Asia, io ti auguro veramente un mondo di bene, ti auguro di crescere professionalmente, ma so che lo farai perché hai degli ottimi coach e tra questi ci metto anche la tua mamma. Certo. E soprattutto ti auguro di rimanere sempre te stessa, con i buoni sentimenti, con la disinvoltura, con anzi senza la malizia che è tipica ancora di questa età, perché ecco, sono questi gli atteggiamenti giusti con i quali secondo me si può andare avanti. Crescere senza montarsi la testa, facendo tutto con molta umiltà ma con grande passione. Grazie. Questo è l'augurio più grande che io posso farti. E allora come merita facciamo una presentazione televisiva, forse anche un po' radiofonica, non lo so, mettiamola come volete. Ringrazio intanto il pubblico di Fano TV di averci seguito, guardiamo insieme il videoclip. Signore e signori, a Fano TV, Lasciarsi andare, canta Asia Antonietti. Ho bisogno del tuo amore, già lo so che è un errore, e ti ripenso quando
quando so che è già finito il mio sogno con te. Ora non hai me, ora non ho te, siamo persi adesso in questo universo. Sento musica qui dentro, tu mi parli ed io lo sento, tanto so già che prima o poi si riempirà la nostra solita chat. Ora non hai me, ora non ho te, siamo persi adesso in questo universo. Esco di casa la domenica, mi sembra quasi come fossi scettica. Me ne vado in giro al mare, posso andare anche a ballare con un martini in mano, lasciarsi andare. Spegni la città, guardo la realtà, e in questo nostro momento perfetto, se ti guardo già sto ridendo. Senza mai chiamare.